Serie A diretta. Sì, anche noi. Dunque, sarà una partita importantissima per entrambe le squadre. Noi stiamo bene perché anche oggi abbiamo disputato una buonissima partita. Cosenza ha giocato alla morte. Noi abbiamo avuto tantissime occasioni, credo che Mikai sia stato senza dubbio il migliore in campo. Il campo ha detto che abbiamo fatto un punto, perciò dobbiamo cercare di vincere venerdì sera. Ho visto un po' di polemica nella sua dichiarazione che il Cosenza ha giocato alla morte. Penso che il Cosenza... No. Non c'era un tono polemico. No, perché mi pare insomma l'obiettivo dei playoff era a portata di mano del Cosenza. E devo dire che oltre a Mikai bisogna mettere un giocatore che sta due gol di Tutino, che insomma voglio dire insomma una partita bellissima. Cosenza ha giocato bene, noi abbiamo giocato meglio, questa è la mia idea, abbiamo avuto più occasioni. Tutino è un giocatore che non c'entra niente con la categoria e la mia non era assolutamente polemica nella maniera più assoluta, perché non io avrei fatto la stessa pareggio cosa. Meritato, insomma, l'avete messo un po' più sul mismatch fisico, sulla supremazia fisica, che è evidente da questo punto di vista, insomma, tante palle lì messe in mezzo sul calcio d'angolo. Sulla palla a terra forse il Cosenza aveva qualcosa da dire in più. Le partite sono belle perché ognuno le vede in modo suo. Io so che Mikai ha fatto 6-7 parate, il nostro una. Poi è uguale, non cambia niente. Lei ironizza, va bene. Pippo Gatto, una Cosenza, salve mister. Alla fine ci siamo divertiti tutti, anche perché è stata una partita giocata a calcio, forse probabilmente qualche linea di nervosismo stava per guastare alla fine del primo tempo. Però dobbiamo dare atto che è stata una partita giocata da tutte le due squadre con un obiettivo in testa, quindi si è provato a prendere i playoff. Sì, sì. Le due squadre si sono affrontate come giusto che sia. Il nervosismo c'è, perché ovviamente la posta in palio era altissima, tutte e due le squadre cercavano il risultato, però dopo il secondo tempo i ragazzi di entrambe le squadre si sono calmati, non ci sono stati più i battibecchi della prima frazione di gioco. Arrivederci.